sono pure il teatro Valle e mi chiamo Paolo. Infatti faccio un breve escursus sulla storia di questa situazione di Teatro Valle, eccetera. E vabbè, finisce nel teatro italiano l'anno scorso per questioni che è una cosa terribile dirlo, ma sembra una cosa assurda. L'Italia si trova senza un ente nazionale del teatro, oggi come oggi, perché ci sono stati dei problemi legati a gelosie personali, progettualità di impicci territoriali tra storie, Firenze, Roma, così eccetera, clientelismi vari, che hanno detto a un certo punto vabbè, ma sto ente teatrale italiano, quello mi ha rotto i coglioni, quello là così, ma levamolo di mezzo. È così, ragazzi, in Italia funziona così, Cristi Dio. Cioè io mi ritrovo dopo 25 anni che faccio questo mestiere, cioè io sono macchinista qua. Dopo 25 anni che faccio questo mestiere, io mi ritrovo a dover andare al Ministero dei Beni Culturali, in quanto dopo la morte dell'Edice siamo stati rilevati come lavoratori tutti quanti dal Ministero dei Beni Culturali. Scusate, sono un po' emozionato. Noi adesso siamo tutti dipendenti del Ministero e siamo in attesa di essere sistemati negli uffici del Ministero. Cioè io sono una professionalità. Sono macchinista da 25 anni, il teatro italiano potrebbe utilizzarmi, no? C'è una crisi del settore, il settore sta in crisi, c'è difficoltà a mandarlo avanti, sono delle risorse, delle ricchezze. A me mi mandano a mettere i chiodi, a riparare le zampe del tavolo al Ministero dei Beni Culturali, a far che non si sa. Come me, i miei colleghi, come me, qui i colleghi della Pergola, come me, i colleghi del Dusi. Allora, questa, parto da questo, è una cosa un po' emozionante, però non voglio stare qui a far piagnisteo, però per dirvi come funzionano le cose in Italia. Da quella situazione là si arriva a questa del Teatro Valle nello specifico. Teatro Valle penso sia stato occupato da quelli che hanno voluto occuparlo, perché penso che questa sia una slitta, l'occupazione del Teatro Valle sia una slitta per veicolare qualsiasi cosa. Se ero dalle cantilizzazioni, qui veicolavamo il fatto di ricevere, cioè qualsiasi cosa poteva essere veicolata. Siamo noi che lo occupiamo, gente che lavora nello spettacolo, e veicoliamo che cosa? La nostra crisi. Questo è emblematico, la storia del Teatro Valle è emblematico di come vengono gestite le cose pubbliche in Italia e di come viene gestita la cultura, le cose pubbliche della cultura in Italia. Oggi si ritrova questo teatro nelle mani, probabilmente, sicuramente, è roba di giorni, a far parte dei beni del Comune di Roma, passato dal Ministero al Comune di Roma. Il Comune di Roma lo acquisirà e lo darà in gestione momentanea al Teatro di Roma, questo lo sappiamo tutti. Il Teatro di Roma, a parte diciamo, tutto questo iter è stato trasparente come, non lo so, come sta cosa qua, trasparenza zero, cioè non lo sapeva nessuno, lo sanno solo loro quello che fanno, no? Lo sanno solo loro. Noi ci ritroviamo con questo teatro che avrà una storia che sfuggirà completamente alla nostra capacità di intervento e di influenza. Noi che ci lavoriamo, noi che lavoriamo qua dentro da sempre, voi che siete gli artisti, i tecnici, cioè quelli che lo utilizzano perché è lo spazio demandato per noi, per le nostre professionalità, e questo è lo spazio demandato fino a oggi per la fruizione di questo pubblico, della cosa pubblica. Qua si è fatto sperimentazione, qua si è fatto, sono passate le compagnie più importanti del mondo. Qui si è fatto tutto il possibile di quello che è artistico all'interno del teatro. La Raffaello Sanzio qui ci ha fatto Hansel e Gretel, questa platea non esisteva più, esisteva una sperimentazione di uno spazio teatrale che era un'altra cosa. Una cosa strepitosa, così Vassiliev, così tutto il resto. Tutto ciò adesso è preso e sottratto alla cittadinanza. Poi ci dicono momentaneamente, perché potrebbe essere sottratto momentaneamente alla cittadinanza, perché tanto adesso va a finire sotto l'egida del Teatro di Roma, che lo gestirà la gestione illuminata del Teatro di Roma, che ci farà questa slitta per questo. Nel frattempo ci sarà la stilazione di un bando
di concorso per l'acquisizione della gestione di questo posto. Un bando europeo riservato a chi? Già si sa che il Teatro di Roma non c'entrerà in questa storia perché non avrà i requisiti, perché il Comune di Roma, che Gasperini ce ne dica, il Teatro di Roma, il Comune di Roma non c'ha nessuna intenzione di darlo al pubblico, perché sono soldi, sono soldoni, ma chi glielo fa fare al Comune di Roma di gestire un posto che costa 1.200.000 euro all'anno? Chi glielo fa fare? Lo dà in gestione a qualche privato, chi? Qualche amico loro, e noi lo sappiamo che è qualche amico loro. Allora io dico questo, no? Siamo qua dentro, abbiamo deciso di occupare questo spazio. Noi stamattina ci siamo ritrovati con 60 scalmanati che entravano dentro al palcoscenico, io stavo a lavorare, oh che bello, non vedi, questi stanno a occupare bene, occupano questo teatro, cazzo, occupano questo teatro. E infatti che è successo? Che è esplosa sta cosa, che un'ora dopo mi hanno telefonato da Sassuolo, dicevo, oh, ma che è successo, non occupano il teatro là, lo giuro. Bene, che ci famo con sta cosa? Che ci famo con sta cosa? Il Teatro Valli c'ha due storie, una che è quella nazionale, internazionale, universale, del Teatro Valli, che è l'emblema di quello che può essere la gestione pubblica, la non gestione pubblica, la rivoluzione della gestione pubblica e tutto il resto, e poi c'è la storia del Teatro Valli, lui, come si contestualizza all'interno della politica culturale del Teatro di Roma, del Comune di Roma, come lo vogliono gestire, come gestiscono i spazi del Comune di Roma per la cultura, eccetera, eccetera. L'esempio è il Teatro del Lido. Il Teatro del Lido è un altro esempio eclatante, no? Ha parlato il compagno, ragazzi, è stato... No, è chiarissimo. Il Teatro del Lido è un'altra storia di come vengono gestite le cose pubbliche nel Comune di Roma. E che vogliamo fare? Vogliamo fargli fare la stessa fine a questo posto qua? Questo non è un posticino, un teatrino, un filato a Ostia, che ha una sua storia territoriale. Questo è un teatro che ha un respiro internazionale. Però... Noi adesso abbiamo una possibilità. No. Sì, vabbè, internazionale, sì. I pattini, sì, i pedalord. Tornando al discorso. Questa è un'occasione per noi, perché a me mi sembra che c'è la forza, c'è la volontà, perché non ci sarebbero state tutte queste persone, non ci sarebbe stata la sala piena con una conferenza stampa fortissima oggi, con tutti che ne parlavano. Allora io dico, questo è un laboratorio, può cominciare un laboratorio ideale inizialmente, di idee, siamo qui a confrontarci, a tirar fuori. Come è stato gestito il Teatro del Lido? Il Teatro del Lido è stato gestito, forse è la prima esperienza, loro dicono, è la prima esperienza in Europa, qui in Italia, di un teatro partecipato a livello territoriale. A me piace tanto quella storia, l'ho sentita una cosa intelligente. Certo, qua non è che lo togli solamente a una situazione territoriale, quello devi sfilare sotto al naso a Baricco, Barbareschi e quelle, Gianni Letta che stava qua ieri, ci guardava e faceva il bom bom bom. Però qui noi possiamo oggi cominciare a ragionare su come gestire la cosa pubblica dal basso, ecco. Dal basso, come la inventiamo? Artistico, se tutto questo è coerenza, se volevi dire che il direttore artistico è quella chiacchiera, allora stava a posto. No, non fa il falso modesto, no? No, non è infatti falso modesto. Qui, ragazzi, modesto, possiamo fare, vero. Possiamo cominciare, certo. A ragionare. Ci abbiamo un tot tempo davanti, non lo so, ci sgombreranno, non ci sgombreranno, forse no. Probabilmente no, abbiamo un giorno, due giorni, tre giorni, cominciamo a tirar fuori le idee per come sfilare queste cose a questi poveri attori. Giovani, che erano giovani una volta, adesso piano piano diventano più vecchi, cominciano a acquistare i loro piccoli poteri e cominciano a dire, oddio, adesso io questo spazio mi piacerebbe a me gestirlo, avercelo in gestione, perché cominciamo a avercelo in gestione, però quello è più forte, se poi io lo vedo a pista ai piedi, poi... le dinamiche lo sappiamo tutti quali sono le dinamiche del mondo dello spettacolo, e invece no, questo è il momento in cui proprio bisogna prendere in mano
la possibilità reale e concreta di cominciare a pensare chi è che può gestire questo teatro. Silvio Orlando oggi diceva facciamo sta... e facciamola. Allora se la facciamo questa cosa, come ce la cominciamo a inventare? Io ho pensato una cosa ingenuamente, ho pensato un comitato, intanto, perché questa ce dovrà avere un respiro, no, sta cosa, no, che facciamo, andiamo sui 3 giorni, prendiamo e buttiamo a secchio, no, adesso da qui partirà sicuramente, se abbiamo la voglia di farlo, partirà sicuramente un percorso che andrà a toccare l'inverno prossimo e tutta la storia. Vogliamo mantenere il focus su questo teatro e su questo, quello che sta succedendo? Tra poco cominceranno a vedere di stilare il bando, e su questo bando non vogliamo dire niente noi? Esatto. Su questo bando vogliamo dire qualche cosa? Ci abbiamo intenzione noi di dire qualche cosa? E che diciamo noi? Ce l'abbiamo chiaro che cosa dovrebbe essere un teatro pubblico, privato, e se è pubblico come deve essere gestito? Il bando è questo. Il bando è questa cosa qui. Allora io dico, il comitato, ingenuamente, sembra il comitato dei quartieri, facciamo un comitato, come volevamo chiamare, salviamo il valle, se stronzate, però fammi. Hai capito? Sbrigati a lavorare, a favorare. No, a parte gli scherzi, ragazzi, veramente, cioè, io pensavo a un comitato, da questi giorni uscire con una struttura reale, concreta, che comincia a muoversi nel territorio. Il teatro del Lido, ci stanno ancora, una serie di strutture territoriali, comitato quello lì e l'associazione culturale, quello che lavoravano, hanno lavorato insieme alle strutture pubbliche di gestione regione, provincia, comune, teatro di Roma e le strutture del territorio, e facevano la stagione insieme, esatto. E decidevano sui soldi insieme e facevano, non dico di esportare quell'esperienza tu pure dentro a questa situazione. Però qualcosa che... Allora, intanto partire da una struttura che ci si dà, un'associazione culturale, un qualche cavolo, che dire, un comitato, noi siamo referenti su questo, siamo quelli che tengono sotto controllo il bando come andrà, le politiche quali saranno, che parlano con quello, parlano con quell'altro, creano, no? Parlano con le associazioni, con le strutture, anche con i partiti, anche con i sindacati, con tutti quelli che, con cui si deve parlare, con la cittadinanza, la società civile, trasversalmente. Facciamolo, lo vogliamo fare? Io sinceramente non ho esperienza, so veramente, non ho mai fatto un lavoro, diciamo, intellettuale, come dire, tecnico, intellettuale da questo punto di vista, non so tecnicamente, però sicuramente da qui ci saranno persone che ci hanno in testa un'idea di come cominciare a strutturare qualcosa che rimanga e faccia da e rimanga fino all'anno prossimo, fino al futuro, finché questo teatro magari non comincia ad assomigliare, non dico tanto, ma assomigliare a quello che piacerebbe a noi, come gestirlo.